Mayu, cucinate tutto quello che volete voi il 31 dicembre, ma per favore non dimenticatevi la tradizione. Cotechine e lenticchie è proprio una cosa che non deve proprio assolutamente mancare. Mi raccomando, dai, andiamo a vedere la ricetta, dai. Buongiorno, siamo all'ultimo dell'anno e dobbiamo festeggiare al meglio, perché poi l'anno prossimo si spera sia migliore. Questa ricetta la dedico a tutti i nonni, perché questa ricetta qui la faceva mio nonno e mia nonna e ho tantissimi bei ricordi. Cotechino, oppure zampone se volete, con lenticchie. Questa non è neanche una ricetta, voglio, è una cosa semplice, però la volevo fare. Quindi siete pronti? E cambia. Voglio, gli ingredienti sono semplici: lenticchie che ho messo in ammollo la sera prima, cotechino fatto fresco, che adesso vi faccio vedere un video, prezzemolo, pomodorini, aglio e sedano. Voglio, prendetevi giusto un minuto di tempo perché vi porto nel laboratorio del ristorante dove lavoro, dove il grande Luciano prepara il cotechino. Eccolo qui, il cotechino del grande Luciano. Luciano, vuoi dirci come lo stai facendo questo cotechino? Con che tipo di carne? Se ci vuoi dare qualche trucchetto, qualcosa? Allora, il cotechino, adesso una dose per 3 kg sarebbe 2 kg di pancetta e 1 kg di carne di maiale, spalla forse. Che spettacolo, che spettacolo. Lo stiamo vedendo live. Come condimento, su un chilo 22 grammi di sale, 2 grammi di pepe, un mezzo cucchiaino di Nelken, chiodi di garofano. Chiodi di garofano macinato, un po', un mezzo cucchiaino di cannella e mezzo cucchiaino o un cucchiaino intero di noce moscata. Spettacolare, spettacolare. Grande Luciano. E poi su un chilo 0,1 di vino rosso. Perfetto. Grazie Luciano. Adesso non andiamo a cucinare. Sei un grande, grazie. Per fare le lenticchie, io che cosa faccio? Metto in una casseruola due spicchi d'aglio, un po' di prezzemolo con tutti i gambi e lascio rosolare. Poi dopo ci metto anche un po' di sedano, un po' di pomodorini. Poi dopo ci metto anche le lenticchie, ci metterò l'acqua, il sale e lascerò cuocere per una quarantina di minuti a fiamma medio-alta. Poi dopo li spengo e li lascio riposare almeno per un'altra oretta, così magari esce proprio quella bella cremina. Adesso andiamo a cucinare il cotechino, che adesso vi farò vedere fra poco. Vi faccio vedere un sistema che io utilizzo al ristorante, che ormai lo faccio da anni. E devo dire che qui i tedeschi lo mangiano volentieri il cotechino con le lenticchie. Lo metto solamente nella carta argentata, giusto con un filino d'olio, lo avvolgo per intero e lo metto nel forno a 220 gradi per un'ora. Allora, state sicuro che non viene secco, viene bello morbido, tenero e viene perfetto. Voglio, io perché vi faccio vedere questa ricetta qua? Perché io ci tengo tantissimo alla tradizione. Non è una vera e propria ricetta, è un atto d'amore. Dai, andiamo. Mamma mia, ma quanti ricordi, quanti ricordi. Però veramente, mi dovete chiedere, tornerei indietro negli anni per passare proprio quei secondi e quei minuti che noi mangiavamo questo dopo la mezzanotte, prima di uscire, prima di andare via e tutto, perché il nonno e la nonna volevano che noi ci mangiavamo questo, per portafortuna. E io tornerei proprio indietro per ricordarmi. Poi, più avanti si va con l'età, più si diventa saggi e vecchi, più si diventa, insomma, emotivi. E io questi piatti qui li proporrei sempre. Anche perché vi ho detto, questa non era una ricetta. Voglio, il cotechino è già pronto. Vi faccio vedere, vi ho fatto vedere nel video come è stato fatto. Quindi, è una cosa semplice. Però io amo le tradizioni. Voglio, cotechino e lenticchie, dedicata a tutti i nonni. Da noi di Chef in Famiglia vi diciamo tanti auguri, buon fine anno, buon inizio e che sia di buon auspicio per l'anno nuovo, che speriamo è un anno migliore. Vai giù, un abbraccio da noi di Chef in Famiglia.